Torna la poesia nei jukebox, una rassegna ormai attesa qui alle Officine Cantelmo, con il mercatino del vinile e del vintage, con gli showcase delle band emergenti e con i grandi nomi indie che ogni anno presentate al pubblico. Sì, è una manifestazione a cui ormai siamo affezionati noi, come molti altri nostri concittadini e non solo. Ieri sera al concerto di Motta c'erano persone da tutta la Puglia per vedere per la prima volta questo artista sul palco di Lecce, e per noi questa manifestazione è importante perché ci permette anche di sperimentare, di far conoscere le nuove tendenze della musica cantatoriale. Un progetto che non guarda solo alla musica ma guarda anche alla letteratura. Infatti abbiamo anche ospiti che presentano i libri, parliamo di quello che è il rapporto stretto che c'è fra parola e suono. Sicuramente una chiave molto interessante per capire come può funzionare anche un sistema in cui le arti si incontrano e si sviluppano. Le band emergenti ospiti degli showcase di questa domenica? Questa domenica in realtà non sono tutti emergenti, diciamo ci sono anche degli artisti affermati che hanno già una esperienza. Massimo Donno per esempio è un cantautore che ha alle spalle già due dischi, Sandra Caiulo un'affermatissima cantante di musica tradizionale ma anche una cantante jazz, oggi in una nuova veste anche pop, sono due diciamo degli esempi di come si possa crescere e trasformarsi nell'ambiente musicale. Nero Dalia oggi presenta il disco in uscita qui negli showcase della poesia dei jukebox 2016, un bel progetto che attesta il cambiamento in corso di Alessandra Caiulo e le belle collaborazioni con musicisti salentini. Sì, questo è un progetto in duo con Salvatore Casaluce e con la collaborazione di un amico speciale, il batterista Francesco Pennetta. E diciamo che racconta un po' delle metamorfosi che abbiamo vissuto noi in questi anni. La musica è accaduta nelle nostre vite, ha camminato a passo svelto, ci è scoppiata addosso e noi l'abbiamo raccolta. Dopo 20 anni che ci conoscevamo e ha preso una direzione nuova, una direzione che è quella del pop rock d'autore, se vogliamo dirlo così. E oggi abbiamo presentato il video del primo singolo Anche Io Posso. Poi abbiamo Dune, sono giovanissimi, sono due ragazzi che propongono una musica molto al passo con i nostri tempi, quindi velata di elettronica. Poi c'è Marco Maffei, un altro cantante della provincia di Brindisi che suonava con un gruppo che si chiamava PH Negativo, ma adesso si sta cimentando anche come solista e devo dire molto interessante. La poetica di Massimo Donno ormai si fa riconoscere e oggi ospite qui alla poesia nei jukebox per portare un progetto musicale sicuramente di rilievo tra quelli proposti nella rassegna 2016. Raccontiamolo. Scrivo canzoni, scrivevo racconti, poesie come un po' tutti quanti credo fino ad una certa età. Poi ho ritrovato in questa dimensione la mia appartenenza, per cui diciamo che più o meno la mia storia è questa. Ho fatto due album e adesso sto lavorando ad un terzo lavoro che mette un po' insieme questo percorso di 5 anni, approfittando diciamo di una risorsa molto molto forte, molto importante e che fa parte della nostra tradizione anche, che è la banda. Quindi il prossimo lavoro sarà con un ensemble di 20 elementi di banda insieme a Gabriele Mirabassi, che è un clarinettista perugino tra i più insomma rinomati, tra i più importanti sulla scena. Quindi la mia poetica in qualche modo si serve anche di queste eccellenze.